una riflessione su temi dell'identità. Ieri abbiamo avuto due belle relazioni sull'identità, diciamo, rivolta all'interno di una stessa comunità. In particolare abbiamo parlato di Atene. Ioannis ci ha presentato il tema dell'autoctonia e di come quindi Atene abbia riflettuto molto e abbia fatto dell'autoctonia una sua forza. E con Marta abbiamo fatto poi un balzo anche temporale all'interno dell'epoca ellenistica e abbiamo visto come ancora in epoca ellenistica l'essere, diciamo così, una paladina della libertà sia valso ancora come elemento costitutivo ed identitario in un'Atene evidentemente cambiata in confronto all'Atene classica del V secolo, ma che tuttavia, insomma, ancora erano temi importanti. Abbiamo dibattuto sul valore di alcune categorie storiografiche, e oggi approdiamo, diciamo così, più in ambito romano, quindi la prima grande novità è l'approccio a Roma, ma soprattutto andremo ad interrogarci sulla costruzione dell'identità in confronto con l'altro, con qualcun altro. In particolare, attraverso la prima relazione, affronteremo il tema della costruzione, forse, di un'identità a partire da un incrocio, da un contatto tra diverse etnie, nell'epoca, della colonizzazione, e poi invece con Fatima affronteremo invece il tema della costruzione dell'identità romana in contatto invece con l'altro che saranno i cartaginesi. Non mi dilungo ulteriormente, spero che sarà un buon modo di riflessione, che nasca, ne sono certa, una bella riflessione, ci siano tanti spunti di riflessione. Allora, iniziamo con Tommasina, do la parola e il buongiorno a Tommasina che ci parlerà di appunto integrazione e forme di ibridazione nella campagna preromana. Interessante lo spunto archeologico che ci verrà posto appunto da questa riflessione. Noi insomma, classicamente al Centro-Am in generale crediamo molto nel multiapproccio, nella multidisciplinarità, quindi sicuramente questo approccio un pochino più archeologico, fuori forse la condivisione anche ora. Vi assicuro che il discorso sarà veramente multidisciplinare e mi baserò solo su alcuni esempi di contesti archeologici. Diciamo che il discorso di oggi parte da una necessità metodologica che ho avvertito non appena ho iniziato i miei studi sulla campagna preromana e soprattutto da un passaggio che è tratto da un articolo di Vidal Naquet che ha ispirato l'approfondimento di questo tema e che è L'histoire n'est pas la tragédie pour comprendre les réels historiques qu'il faut parfois ne pas connaître la fin. E troppo spesso infatti ci si lascia influenzare dalla teleologia storica quando si discute delle relazioni tra greci, etruschi e indigeni nell'Italia meridionale a partire dall'VIII secolo avanti Cristo. Diciamo che questo intervento muove da una prospettiva archeologica che è improntata all'analisi della cultura materiale e vuole approfondire le modalità di interazione tra greci, etruschi e indigeni in Campania tra la seconda metà dell'VIII secolo e la prima metà del VII secolo avanti Cristo, ovvero in quell'arco cronologico che è compreso tra l'arrivo e, diciamo, insediamento stabile dei greci e la trasformazione degli assetti insediativi regionali a seguito sia della strutturazione del sistema cosiddetto coloniale, sia dell'avvio di dinamiche poliogenetiche in ambiente etrusco e indigeno. Diciamo che nei decenni passati la ricerca storico-archeologica si è spesso interrogata sulle modalità con cui avvenivano questi contatti, suggerendo che si trattasse di gruppi omogenei e contrapposti l'uno all'altro.
quindi con una considerevole difficoltà a concepire incontri e relazioni in modo diverso da uno scontro. E nella maggior parte della letteratura scientifica, infatti, ha sempre dominato e permane tuttora un modello binario di alterità, la cosiddetta image dell'altro, o se preferite il concetto di self versus other, che forniscono fondamentalmente una categorizzazione bipolare. La realtà, tuttavia, risulta più complessa e porta a chiedersi se abbia ancora senso parlare di entità contrapposte piuttosto che di distinzioni moderne che non trovano necessariamente riscontro nella realtà antica. E ci si interroga spesso dunque se sia preferibile adottare un differente modello teorico che evochi la complessità degli incontri coloniali e i loro esiti. Ed è un po' quello che ho cercato di sintetizzarvi in questa carta di distribuzione alla luce delle nuove interpretazioni. Ci caleremo ora nel contesto storico di riferimento. All'inizio dell'VIII secolo a.C. I greci navigano sulle coste dell'Italia occidentale. Questi contatti protocoloniali sono seguiti in breve tempo dalla nascita di insediamenti stabili nel Golfo di Napoli. Non entrerò nel merito della questione, daremo per assodato prima a Pitecusa Ischia, attorno al 770-750 a.C., e poi a Cuma sulla terraferma. Questi insediamenti o postazioni commerciali, anche qui non entrerò per questioni di tempo nel merito della querelle, sono considerate in ogni caso le prime fondazioni cosiddette coloniali in Occidente. E sappiamo oggi, grazie allo studio dei contesti archeologici riferibili per lo più a necropoli, che le comunità indigene dell'età del ferro stanziate nell'area del Golfo di Napoli, al momento dell'incontro con i greci, avevano già sviluppato un sistema insediativo complesso che superava il livello di una semplice sussistenza ed era anzi in grado di inserirsi con un ruolo non subalterno nel circuito degli scambi marittimi del Basso Tirreno. E un indizio significativo è costituito dall'attestazione nei siti di Cuma e di Castiglione, quindi ad Ischia, di ceramica villanoviana, di ceramica d'impasto ornata a pettine e di alcuni pezzi riconducibili al funzionamento di una complessa rete di relazioni di scambio, ma anche di mobilità, che è stata messa in luce dal professor Marco Pacciarelli. Tutti questi elementi in ogni caso sembrerebbero attestare, intorno alla metà dell'VIII secolo, un momento di convivenza tra greci e indigeni, di sicuro nei siti di Cuma e di Ischia. In questa sede si vuole quindi discutere un approccio teorico multidisciplinare che è stato proposto per comprendere meglio le modalità di interazione di queste popolazioni, ovvero la nozione di middle ground, che è stata teorizzata dallo storico Richard White ed applicata in archeologia da Irad Malkin proprio alla Campania costiera, in un suo studio pubblicato nel 2002, che è A Colonial Middle Ground, Greek, Etruscan and Local Elites in the Bay of Naples. Il termine middle ground fu coniato da White nel 91 per descrivere gli incontri tra i nativi americani e gli europei nella regione dei Grandi Laghi del Nord America tra il 1650 e il 1815. A White in pratica interessa come individui di diversa provenienza culturale arrivassero a coesistere e a costruire un mondo comune e mutualmente intellegibile. Il middle ground è quindi, secondo White, un'area nella quale i soggetti giocano un ruolo in rapporto a ciò che ciascuno sente essere la percezione che l'altro ha di sé. Essi quindi spesso fraintendono e distorcono i valori e le pratiche con cui entrano in contatto e da questi equivoci scaturiscono dei nuovi significati e delle nuove pratiche, ovvero i significati e le pratiche condivisi della terra di mezzo. Questa teoria, dunque, non solo è una metafora sociale, ma prevede anche la definizione di uno spazio fisico di mediazione che si trova all'intersezione di mondi diversi e che è fondato su di un carattere instabile e transitorio, ovvero quella che Malkin definisce una open-ended situation, destinata quindi a lasciare spazio al consolidamento di nuove formazioni politiche e culturali dominanti. Dunque la società, secondo questa teoria, non è presupposta e si ragiona in termini di possibilità di operare delle opzioni identitarie. Dunque l'identità stessa non è vista come un dato primordiale e nemmeno come una strategia o come una scelta strumentale, ma su questo punto ritorneremo nelle conclusioni. Come ha notato Malkin, la teoria del middle ground si può utilmente applicare all'area del Golfo di Napoli proprio a partire dall'esperienza coloniale greca. Come infatti in Nord America non sempre poteva essere chiaro se il modo di fare le cose fosse francese o algonquin, così in un mondo fatto di mercanti, di migranti individuali, di colonie e di popolazioni locali,
questi nomi potrebbero essere facilmente rimpiazzati con greco, etrusco e indigeno. Diciamo che nel momento in cui gli individui adeguano le proprie convenzioni culturali alle nuove situazioni, l'atto stesso dell'adeguamento produce una trasformazione culturale, col risultato ultimo di una modificazione delle convenzioni. Il middle ground è infatti un linguaggio dell'adattamento, un adattamento che in Campania fu agevolato perché per lunghi periodi greci, etruschi ed elite locali non furono né in grado di ignorarsi reciprocamente né in grado di dettar legge, e questo perché non esisteva ancora un'unica autorità stringente e nessuna delle parti coinvolte poteva raggiungere i suoi fini con la pura forza. E quindi adesso è interessante verificare il funzionamento di questa teoria attraverso lo studio di alcuni contesti archeologici. Innanzitutto, il fattore principale che ha contribuito a stabilire una terra di mezzo può essere individuato nella prospettiva marittima, che era condivisa almeno da due popoli mercantili e colonizzatori presenti in Campania, ovvero greci ed etruschi, nonché dai fenici, dai levantini, che furono probabilmente solo partner commerciali piuttosto che coloni. Il secondo fattore invece è rappresentato dalla trasmissione di idee e strutture narrative alle elite locali, che fu facilitata dai tre elementi: dalla natura flessibile e aperta delle emergenti istituzioni politiche, dall'etica aristocratica comune alle diverse comunità e dall'identificazione specifica di miti condivisi e di genealogie eroiche. Mentre il terzo e più interessante fattore per la creazione della terra di mezzo, ovvero quello che oggi esamineremo insieme, è rappresentato dall'adozione della pratica del bere in comunità, o se preferite, il banchetto. Come avvenne però questa diffusione di idee e di pratiche? Ora, è stato suggerito che gli Etruschi abbiano adottato sia l'alfabeto greco che i miti greci dai greci dell'Eubea, attraverso proprio gli insediamenti di Pitecusa e Cuma durante la seconda metà dell'VIII secolo a.C. E quindi tanto i singoli artigiani quanto i ceramisti greci hanno rivestito anche il ruolo di professionisti della scrittura e sono diventati in breve tempo i responsabili di una fondamentale innovazione culturale, che è la diffusione dei motivi dell'epica greca. In particolare però queste figure di artigiani che operarono tra o per gli Etruschi e nei centri indigeni furono in larga parte anche ricoprirono il ruolo, diciamo, di importanti agenti, fungendo da insegnanti sia per quanto concerne il trasferimento del proprio know-how, quindi di nuove tecnologie, ma soprattutto per quanto concerne l'introduzione di nuove modalità di consumo. Possiamo quindi dire che durante l'VIII e il VII secolo a.C. le elite locali, i greci e gli etruschi subiscono un processo di mutua familiarizzazione attraverso la scoperta di idee e di stili di vita complementari. Ora è interessante approfondire le modalità di selezione e creazione della cultura materiale attraverso lo spazio della tomba, ovvero quel luogo in cui l'iconografia veicolata dai vasi, ma soprattutto la loro funzione, che ciò che ci interessa oggi, assume un significato consono alla cultura che l'ha creata e quindi alla cultura locale. Inizierò quindi analizzando l'adozione della pratica del bere in comunità a Pitecusa. Un caso emblematico proviene dalla tomba 168, che è quella che contiene la celeberrima coppa di Nestore, rinvenuta nella necropoli di San Montano all'Accameno a Ischia da Giorgio Buchner. Ora, la tomba è datata all'ultimo venticinquennio dell'VIII secolo a.C. e rappresenta la sepoltura a cremazione di un ragazzo tra i 10 e i 12 anni che rientra nella fascia di età per la quale in genere sull'isola è adottato il rito dell'inumazione. Sepolto attorno al 720 a.C., i suoi genitori potrebbero essere appartenuti alla prima generazione di coloni greci. Ora, l'esemplarità sta nel fatto che al ragazzo fu preparata una sepoltura di status adulto e che nella sua tomba furono collocati dei vasi per un rito che prevede il consumo di vino. Il corredo infatti presentava ben 26 vasi, mentre normalmente le sepolture a cremazione, soprattutto quelle di origine greca, hanno un corredo esiguo. Tra i vasi prevalgono balsamari, lecitoi, ariubalo, sia corinzi che del cosiddetto spaghetti style, ma il tratto distintivo di questo corredo è proprio la pletora di vasi che sono destinati ad un rito simile a quello del simposio, tra cui 4 crateri, 2 oboici, 2 di produzione locale, ovvero una presenza del tutto eccezionale sull'isola di Ischia, 3 oenocoai, un cantaros e la celebre coppa iscritta. La coppa è, come tutti ne sappiamo, una cotilia erodia e reca un'iscrizione retrograda in versi,
verso un, diciamo, la prima parte in prosa o forse un trimetro giambico e due esametri con parole e frasi separati. I versi sono scritti nell'alfabeto boico di Calcide e dall'iscrizione è stato dedotto che il proprietario della coppa e la sua famiglia erano forse euboici o comunque conoscevano il greco euboico. Ora basta ad ognuno di noi leggere questi versi e capire facilmente quanto essi mostrino maturità, raffinatezza, una sensibilità di carattere letterario e tra l'altro molti sono inclini a cogliere un'allusione alla famosa coppa di Nestore citata nell'Iliade, sebbene l'iscrizione sia stata spesso interpretata piuttosto come una formula di appartenenza. In ogni caso gli elementi presenti in questa sepoltura sembrerebbero presupporre due cose. In primo luogo la conoscenza dell'epica omerica, sia che vogliamo sposare l'idea di un riferimento all'Iliade, ma anche solo per la forma poetica in cui sono espressi i versi, e soprattutto sembrerebbero presupporre l'utilizzo di questo manufatto, come poi di tutto il resto del corredo, all'interno di un rito a carattere comunitario come quello del banchetto simposio. Un significativo parallelo alla tomba 168 è la tomba 483. Anch'essa datata al tardo geometrico II, che si distingue per la presenza, questa volta in un contesto infantile ma femminile e ad inumazione, di un importante servizio per il consumo di vino, ovvero due oneocoin in pasto locale, tre cotilai del protocollo antico di importazione, una tazza monocroma e, prima fra tutti, un'anfora da trasporto fenicia, un oggetto rarissimo e di gran pregio all'alba della colonizzazione nel mondo flegreco. Ora, ritenere che queste due sepolture eccezionali di bambini riflettano unicamente la condizione sociale e il sistema di valori propri dei loro genitori e quindi del loro casato, tra virgolette, sarebbe una semplificazione che non trova sostegno in realtà nelle evidenze materiali di Pitecusa. Laddove le tombe a cremazione presentano in genere un corredo parco e quelle ad inumazione ne hanno uno esiguo o addirittura assente. Diciamo che in entrambi i casi l'eccezionalità dei corredi riflette necessariamente una condizione intrinseca ai due soggetti, ma soprattutto riconosciuta da una comunità più ampia del semplice nucleo familiare e quindi rispecchiano una sorta di identità comunitaria. Spostandoci invece adesso in un contesto del tutto indigeno, vi porto nella necropoli di Gricignano d'Aversa, che ha restituito ben 93 tombe datate all'ultimo trentennio dell'VIII secolo a.C. Anche qui i processi innescati dalle dinamiche di interazione sono esemplificati con grande chiarezza da quello che può essere definito un servizio vascolare che proviene dalla tomba femminile ad inumazione 50, che comprende vasi d'impasto, una coppa e un onocoi di tipo protocorinzio posti attorno ad un'olla globulare d'impasto con un'ansa a piattello. Si tratta di una forma propria del repertorio indigeno della fossa culture, in questo caso però rifunzionalizzata all'interno di un servizio che è incentrato sulla manipolazione e sul consumo del vino, che integra l'uso di vasi greci legati proprio alla sfera del simposio. Destinata quindi a contenere vino, l'olla è utilizzata in rapporto a nuove pratiche di consumo che sono mediate dal contatto con i greci, presentandosi come il risultato materiale di un'avvenuta ibridazione. E parlando di un'altra avvenuta ibridazione, ritorniamo a Pitecusa, dove un caso interessante è rappresentato da un'anforetta in impasto locale che proviene dalla tomba femminile 166 e presenta delle anse sormontanti e una decorazione sulla spalla con un fregio di semicerchi eretti eseguiti a rotella, datata al tardo geometrico I. Ora, secondo Luca Cerchiai, in questo esemplare può riconoscersi una produzione locale realizzata però attraverso la contaminazione della forma dell'anforetta con quella del cantaros. E tra l'altro la decorazione a semicerchi eretti caratterizza anche una serie di anforette che sono attestate a Ponte Cagnano, Veio e Bulci, sempre in dei contesti inquadrabili alla fine dell'età del ferro. Ora, se l'analisi di Cerchiai coglie nel segno, l'anforetta è un prodotto ibrido che tra l'altro potrebbe rivelare una connessione funzionale alla sfera del vino, proprio perché si rifà alla forma del cantaros e anche perché può essere confermata dalla presenza nel corredo di un'onocoe trilobata d'impasto, ovvero come avveniva già all'interno della tomba di Gricignano d'Aversa. Possiamo quindi dire che uno stile di vita simposiaco si evince dalla documentazione materiale, sia tra i greci che tra gli etruschi e tra le popolazioni indigene durante la seconda metà dell'VIII secolo a.C., presentandosi come una delle forme sociali di mediazione proprie della terra di mezzo. Arrivo quindi alle conclusioni. La nozione di middle ground risulta efficace
sul piano operativo, perché fornisce le chiavi interpretative per descrivere la fluidità di una dinamica di relazione che non è riducibile in termini di dominio. E tra l'altro il concetto di terra di mezzo è attraente perché ci costringe ad esaminare e a mettere in discussione il tradizionale problema di acculturazione, che è un altro modello antropologico popolare, ma unilaterale, che è stato spesso utilizzato per spiegare la trasformazione delle culture indigene all'interno di contesti coloniali. In realtà, aiutandomi con le parole di Malkin, il middle ground non presuppone una cultura superiore che si riversa attraverso le sue tazze traboccanti nei contenitori vuoti della cultura ricevente ed inferiore. Anzi, questo discorso vuole dimostrare come formule come quella dell'acculturazione non afferrino l'essenza del problema. Si tratta infatti di processi interattivi che non hanno nulla a che fare con l'incapacità di comprendere il modello di riferimento, ma nascono dalla profonda esigenza di piegarlo ad una diversa concezione condivisa. In questo preciso momento storico bisogna tenere presente che nessuno in campagna era un assoluto altro in termini di modello binario di opposizione. Anzi, queste comunità occupavano una terra composita in cui greci, etruschi, levantini e comunità indigene locali coesistevano, sia sul piano individuale come commercianti, artigiani e migranti, che sul piano collettivo, sotto forma di colonie o nuclei di comunità residenti. Tuttavia, in un tale contesto, va a mio avviso riconsiderato il concetto di identità comunitaria, che non sembra essere del tutto assente come questa teoria vuole supporre. Essa anzi esiste e viene sottolineata, semplicemente non sembra essere legata al concetto di etnicità. A Pitecusa sembra infatti formarsi una vera e propria identità locale, organizzata e gestita tramite la scelta di pratiche visibili e comprensibili a tutti gli elementi del gruppo. Quindi ai elementi necessariamente di provenienza diversa per creare un'idea di omogeneità utile a definire la costruzione di un immaginario che stessa cliente come la cultura a cui appartiene, di cui è anche la manifestazione. E infine, ovviamente, la convivenza tra persone diverse non necessariamente dovrà essere pensata come non conflittuale, come a volte questo modello sembra suggerire. Tuttavia, però, mi sento di dire che non è detto che il conflitto sia stato tra greci ed indigeni, come invece finora si è spesso ritenuto. Io con questo vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio i miei contatti qualora voleste restare in contatto per qualsiasi dubbio e chiarimento. E un po' di bibliografia. Grazie Tommasina per questo intervento davvero molto denso di concetti, davvero, quindi grazie, non è facile magari elaborarli così, insomma, perché davvero sono concetti molto interessanti, anche a mio avviso molto contemporanei, nel senso che la riflessione sul contatto culturale, su come avvenga, su che cosa produca, se è possibile trovare degli schemi o se ogni contatto è a sé, diciamo, sono temi davvero molto interessanti sia per il mondo antico che per il mondo contemporaneo. Concordo assolutamente con te, con un sorpasso nei confronti dell'idea della culturazione e della unidirezionalità. Allora, innanzitutto direi di aprire il dibattito, quindi scrivete pure nella chat per qualora abbiate delle domande da porre a Tommasina, delle riflessioni, insomma, qualunque cosa, semplicemente aprite il microfono e parlate, perché neanch'io vedo la funzione della manina, quindi scrivete in chat, che forse è una cosa migliore. Allora, intanto magari ecco, vai Eleonora. Vai. Grazie mille Tommasina per questo veramente bellissimo intervento che, nonostante a volte magari le cose, noi non siamo archeologi, però è stato veramente molto interessante e
penso che si possano prendere tantissimi spunti per anche ricerche che sono piuttosto diverse. Ti volevo solo chiedere se, visto che hai parlato, insomma, hai toccato il tema anche dell'acquisizione sia di nuovi modelli ceramici, hai preso in considerazione l'approccio che penso che, cioè, sicuramente conoscerai, insomma, se pensi che possa essere utile l'approccio della Community of Practice di Lave Wenger 99-2001, insomma, perché comunque appunto hai parlato, no, mi è fatto venire in mente come tu abbia parlato di, insomma, ci sono delle diffusioni di modelli, però qualcuno questi modelli appunto li ha diffusi, insomma, cioè, ci sono stati dei maestri, degli allievi, dei laboratori, anche ovviamente poi parlato della Coppa di Nestore, quindi penso che anche il fatto della diffusione della scrittura sia importante. Quindi volevo chiederti semplicemente se avevi preso in considerazione questo tipo di approccio e cosa pensi che ci possa dire, diciamo, su appunto sulla creazione di un'identità anche magari comune di middle ground a partire anche dalla community of practice. Certo, anzi, ringrazio per questa domanda e per questa osservazione. In realtà sì, non ho potuto inserire anche esempi al riguardo perché sarebbe diventata molto molto lunga, avrei messo un po' troppa carne a cuocere, però effettivamente sì, l'importanza di ragionare per middle ground, sebbene appunto come ho cercato anche di porre in maniera molto critica, non sia un modello, non deve essere un modello da adottare pedissequamente, di certo deve darci quell'ampiezza mentale per iniziare a ripensare questi contatti, perché appunto una diffusione deve essere spostata, come dicevamo, nella pratica e negli usi, nei consumi, e sarebbe stato interessante magari parlare anche dell'appropriazione di queste pratiche da parte degli Etruschi, dove abbiamo una documentazione maggiore rispetto alle popolazioni indigene della Campania. Mi riferisco ad esempio al cratere di Aristonotos e quindi all'adozione di alcune figure, quale quella di Odisseo, che diventa un eroe colonizzatore, anzi portatore di civiltà, soprattutto in queste comunità indigene. Quindi sì, sarebbe davvero molto interessante anche rileggere alla luce delle teorie sulla practice alla fine il modello del middle ground. Grazie mille. C'è la professoressa Giordano, prego, professoressa. Sì, no, io anch'io insomma ringrazio, ho apprezzato moltissimo questo intervento, mi è sembrato molto perspicuo, intelligente, insomma, dal punto di vista del metodo e poi così dell'applicazione. Io volevo semplicemente così aggiungere alcune riflessioni, un po' diciamo di metodo, così anche un po' ampliare il discorso, perché mi sembra che spesso nell'uso di queste categorie, insomma, di cui lei ha ben messo in rilievo, insomma, la fallacia e soprattutto la modernizzazione, no? Quando parliamo di cultura egemone, cultura dominante, la stessa idea di colonia, questo Malkin, insomma, l'ha detto benissimo, cioè la stessa idea di colonizzazione che noi continuiamo a usare, no? Anche lei ha parlato di colonia, che significa colonia, no? Cioè, questi sono comunque schemi che noi riportiamo in realtà da un'esperienza fondamentalmente, insomma, europea, e quindi li applichiamo in maniera, sono stati applicati adesso sempre di meno, per fortuna, in maniera così proprio irriflessa, no? In maniera inconsapevole. E che però, per quanto siano inconsapevoli, queste categorie poi sono produttive dal punto di vista concettuale, perché poi da queste ne discende comunque uno schema di interpretazione delle culture che abbiamo appunto sotto gli occhi. E io volevo aggiungere, insomma, anche un altro elemento che in qualche modo esce fuori da quello che diceva lei, cioè il fatto che un altro schema molto comune non è soltanto quello della colonizzazione, quindi secondo l'esperienza europea, ma è anche uno schema, se ci pensiamo, un po' così progressista, no? E molto ingenuo, cioè l'idea comunque che la storia sia un progresso, no? Verso qualcosa di più avanzato, di più civilizzato, e che per esempio l'arrivo della scrittura e quindi l'arrivo della tracciabilità, no? Di una serie, diciamo, di portate culturali, di contenuti e così via, rappresenti comunque in qualche modo un'acne o comunque il raggiungimento di quello stadio a partire dal quale poi, no, iniziano forme di civiltà che noi definiamo appunto forme di civiltà. Ma questo è estremamente ingenuo, no? Perché quando noi riusciamo ad arrivare, no, a dei dati, siano essi
di cultura materiale, appunto attraverso l'archeologia, o di testi invece scritti nella tra Vicino Oriente, diciamo, e comunque in tutta la zona del Mediterraneo, noi troviamo sempre, invariabilmente, situazioni di, diciamo così, internazionalizzazione dell'elite, e questo a partire dal XIV secolo avanti Cristo, cioè a partire, credo che siano comunque i testi più antichi a cui possiamo risalire in questo senso, che sono i testi amarniani, ad esempio, quindi che ci dicono che tutto quel mondo lì, tutto il mondo dall'Egitto alla costa siro-palestinese, parte insomma poi Creta, eccetera, è un mondo di elite che non solo sono in contatto, ma che condividono una serie di valori, di pratiche, e che sono continuamente in contatto, ma in continuo scambio, al di là dei momenti diversi, diciamo, di egemonia. Tant'è vero che poi, con l'arrivo dei popoli nel mare, tutte le civiltà palaziali, per esempio, crollano, no? E questo, diciamo, è un dato indicativo. Se torniamo al secondo millennio, noi abbiamo situazioni come quella di Ugarit, in cui era proprio divisa, diciamo, in quartieri, quindi non è soltanto la terra di mezzo, ma che la coesistenza di diversi gruppi, diverse lingue, e quindi che sta insieme all'internazionalizzazione dell'elite, è un fenomeno che noi troviamo costantemente, ed è semplicemente il nostro filtro del nazionalismo, quindi un filtro, e qui arriva chiaramente l'importanza, no, di guardare questi fatti, secondo me, con gli occhi anche dell'antropologia, che diciamo, fa vedere in questa realtà quelle separazioni che noi, in maniera del tutto ingenua, incredibilmente ingenua, no, ripetendoci insieme, noi proiettiamo così, senza nessun filtro, no? Cioè, senza nessuna mediazione, ma in maniera del tutto inconsapevole, siccome, no, cioè noi abbiamo la realtà dei confini nazionali, ma noi proiettiamo storicamente queste categorie, insomma. Però in realtà non è solo il caso, diciamo, della Campania, cioè questo questa è la normalità, come dire, cioè questo è quello che viene fuori, appunto, ripeto, dall'archivio di La Marna, agli archivi dagli archivi Titi, alle tombe micenee. A proposito di tombe, cioè quando andiamo a vedere tombe micenee, cioè il circo A e il circo B, ci troviamo tutto il mondo conosciuto, cioè dalle uova di struzzo della Nubia all'Ambra del Baltico, cioè lì c'è tutto, no? Cioè anche in quelle tombe, le tombe di Salamina, ad esempio, l'età del ferro, lì analogamente, che sono tombe omeriche. Ma omeriche che vuol dire? Vuol dire che ci sono delle elite che condividono, appunto, come diceva lei a proposito, no, delle coppie, quindi del banchetto, eccetera, una serie di valori. Quindi veramente noi, non so, anche ascoltando, cioè dovremmo veramente capovolgere interamente, insomma, la nostra idea veramente del mondo antico, insomma, del mondo mediterraneo in genere. Ecco, scusate, ho parlato un po' troppo, però è davvero interessante. Grazie. Grazie per l'intervento, la ringrazio. Ok, ecco, perfetto. Prego, Alessandra. Eccomi qua, intanto buonasera a tutti e a tutti. Io ho apprezzato molto il contributo, e mi è piaciuto proprio questo articolare delle nozioni teoriche in maniera, diciamo, sfumata in relazione al contesto, e avevo una curiosità. Alla fine del tuo intervento hai parlato di questo possibile conflitto, che però non era tra greci e popolazioni locali, quindi volevo saperne un po' di più. Grazie. Allora sì, diciamo che è una frase un po' provocatoria, nel senso che quello che io spingo di solito a studiare, cioè sto studiando per prima, ma penso che si debba fare anche molta attenzione appunto a queste categorie molto evoluzionistiche che si sono adottate negli anni precedenti. E spesso si è parlato appunto di questa situazione irenica, possiamo dire, perché il middle ground presuppone un'assenza di scontro, fondamentalmente, che tutti noi pensiamo, noi archeologi soprattutto, non abbiamo, ok, attestazioni materiali scritte, però il conflitto in qualche modo è insito nell'idea di identità. Ora, il problema è appunto questo, che il conflitto finora è stato pensato tra colonizzatori greci, popolazione superiore, che arriva, si impone,
sradica gli indigeni dal proprio territorio, se ne appropria, non è avvenuto questo in Campania, mi riferisco almeno alla Campania, era solo in questo senso, volevo intendere, facciamo attenzione, il conflitto può essere avvenuto, non ci risulta che sia avvenuto, o ci saranno delle prove che mi smentiranno nel tempo, di natura archeologica, storica, me lo auguro, ma è possibile che essendosi creati questi nuclei misti che sembrano funzionare in maniera autonoma, cioè il contesto di Gricignano d'Aversa è un contesto del tutto autonomo rispetto al contesto di Pitecusa, rispetto al contesto di Puma, è possibile che il conflitto sia avvenuto tra nuclei già ibridi che sono entrati in conflitto, quindi ibridi con ibridi. Ma ancora una volta è complesso categorizzare e vedere per compartimenti stagni anche gli scontri che possono essere avvenuti su una terra così composita che si manteneva proprio all'interno di un sistema fondato sullo scambio e sul contatto. Certo, grazie, grazie davvero anche per questo bellissimo... Dalle domande, insomma, è sempre una parte fondamentale e le vedevo una manina alzata. Vai. Prima di... visto, ti volevo solo chiedere una curiosità. Hai parlato di... anche hai parlato dell'Etruria un pochino più... molto brevemente, dell'Etruria più... insomma, del nord, come Vucci, che... insomma è qui vicino dove sto io in realtà, quindi insomma cioè no, non proprio vicino, però vabbè, e volevo fare una relazione con invece comunità come Vucci che sembrano molto già più autonome in un certo senso, cioè molto più etrusche, no? Cioè quindi diciamo che c'è di nuovo un contatto fra queste comunità ibride e che poi si realizza di nuovo con una di quelle comunità che erano di partenza e di nuovo c'è uno scambio ulteriore, si crea un ulteriore contatto. Allora, sì, benissimo, ho capito. È una domanda ecco, da un milione di euro, insomma, cioè il problema è questo. Che è ancora molto complesso capire i rapporti che sono intercorsi tra l'Etruria propria, e quindi la Dodecapoli etrusca, e l'Etruria campana, quindi le realtà almeno di Ponte Cagnano, Salaconsilina, cioè i centri etruschi che noi conosciamo, no? In Campania. Ciò che è certo è che il contatto è avvenuto, perché almeno gli studi più recenti sembrano tutti inclini, come appunto accennavo prima, a pensare che persino l'introduzione, no, dell'alfabeto in Etruria si è avvenuto attraverso il contatto con i greci, è avvenuto a Pitecusa e a Puma, quindi dei centri etruschi campani che di sicuro dovevano essere in contatto con i centri dell'Etruria propria. E anche il veicolare immagini, miti, appunto citavo il cratere di Aristonotos, beh, il cratere di Aristonotos arriva da un contesto dell'Etruria propria, non da un contesto dell'Etruria campana, e questi miti, la veicolazione di queste immagini, non dimentichiamo che Odisseo viene adottato come il fondatore di Cortona, quindi una città etrusca, acquista un nome etrusco, Utuse, no? Verrà chiamato dagli etruschi, scritto in alfabeto greco ma in lingua etrusca. Quindi di sicuro il contatto tra queste comunità deve essere avvenuto. Ora che dobbiamo definire anche gli etruschi una popolazione ibridata, oddio, qui è spingerci un po' troppo oltre. Però teniamo in considerazione che almeno per l'epoca a cui mi riferivo, quindi VIII, VII secolo avanti Cristo, di certo i porti della Campania erano uno dei luoghi di contatto per gli etruschi, perché il porto di Spina è di là da venire, no? Quindi il controllo dell'Adriatico è ancora lontano e in ogni caso qualche contatto deve pure essere avvenuto. Di certo mi sentirei di dire che nel tempo, proprio grazie alla differenza dei contatti, è diventata sempre più profonda anche la differenza tra l'Etruria campana e l'Etruria propria. Interessante, no, e appunto anche per quello della scrittura, insomma, ovviamente il contatto, cioè la scrittura probabilmente sarà diffusa in un, ovviamente non lo so, però in un contesto multilingue, multigrafico, la tavoletta alla fine di Martina d'Albegna è proprio, cioè comunque ricalca l'alfabeto euboico e ci sono un sacco di lettere sovrabbondanti per la fonetica etrusca che fanno vedere proprio, cioè quello che dicevi te, cioè si è creata una situazione di
cioè, si è adottato un carattere proprio della cultura con cui si è venuta in contatto, ma senza in realtà modificarlo completamente, almeno allo stadio della tavoletta di Massima Valpegna. Quindi no, è interessantissimo, io potrei parlare per ore di questa cosa, però magari mi taccio e lascio il posto e ti chiederò ulteriormente, insomma, senza rubare troppo tempo. Grazie, grazie. Grazie a tutti, veramente. Grazie a voi. Grazie. Anch'io avrei una curiosità. Hai citato alla fine che, diciamo, è come se i tre gruppi, chiamiamoli così, li abbiano abbandonati per la creazione di questo ibrido poi finale. Volevo chiederti se invece ci sono degli ambiti, diciamo così, in cui invece il confine tra le diverse etnie si è mantenuto stabile, se ci sono degli ambiti in cui si vede nettamente che cosa è ancora etrusco, che cosa è ancora greco e che cosa magari non hanno voluto, in che cosa non hanno voluto accettare il confronto, non lo so, se ci sono delle testimonianze in questa direzione. Allora, sicuramente va precisato questo, che appunto il middle ground funziona come modello solo per il periodo cronologico a cui mi riferivo, cioè la seconda metà dell'VIII secolo, la prima metà del VII secolo. Dopo finisce questa situazione, appunto perché, come stavi osservando, nascerà questa differenziazione, cioè nel momento in cui ci sarà un'autorità centrale e nasceranno delle identità di polis, perché nascono anche in Campania, cioè Cuma diventa un centro greco a tutti gli effetti, abbiamo poi la fondazione di Neapolis, quindi avremo delle situazioni a tutti gli effetti greche, belli, e si prevaricherà l'identità della madrepatria, in questo caso greca. E idem dicasi per Ponte Cagnano, dove prevarrà l'identità etrusca, e idem per Sala Consilina. Quindi teniamo sempre presente che questa situazione, come ho cercato di spiegare, poteva esistere solo in un momento in cui non esisteva un'autorità centrale stringente. Di certo ciò su cui possiamo interrogarci è il contatto che poteva avvenire tra queste diverse identità una volta che si erano formate, dico, intendo proprio a livello politico, istituzionale, a livello di confini delle città. Io infatti per il mio dottorato mi occupo di luoghi di culto preromani e cerco di capire nella distribuzione sul territorio, proprio in base a quelli che erano i confini delle città conosciute, non so, città greche, non abbiamo i confini purtroppo delle città italiche. Quindi appunto è un discorso molto complesso capire dove finisce un'identità, dove inizia l'altra, ma di certo a partire dalla seconda metà del VII secolo a.C. si creano delle differenziazioni, si creano gli scontri, basta vedere la battaglia di Cuma, insomma, in cui vengono sconfitti gli Etruschi e scacciati dalla Campania, in un certo senso, con l'arrivo dei Samniti. Benissimo, grazie. Va bene, diamo ovviamente... anche se adesso magari andiamo al secondo intervento, poi dopo il secondo intervento possiamo continuare chiaramente a discutere anche in relazione a quello che ci ha appena detto Tommasina. Quindi se non ci sono ulteriori interventi procederei oltre. Ora vi dovrò chiedere perdono per il mio francese, come ho già chiesto perdono a Fatima. On va per le francese. Relation sur la barbarie, un mot de définition de l'identité et un outil de transcription de l'altérité dans l'antiquité méditerranéenne. Donc, à toi, Fatima, on t'écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité là pour ce séminaire, cette journée d'études sur la question de l'identité. Alors mes travaux, moi, il y a eu un écho sur l'intervention de la collègue précédente, puisque mes travaux portent d'une manière générale sur les métissages dans les mondes anciens, et quand on travaille sur les métissages, les mélanges, l'hybridation, inévitablement, on est obligé de s'interroger sur la perception de l'altérité dans les mondes antiques, d'où le titre de mon intervention. En effet,
Dans l'Antiquité, le sujet de l'autre et le concept d'altérité sont particulièrement féconds en histoire ancienne, notamment lorsqu'il s'agit de penser la question du barbare. Le barbare n'est pas seulement différent, il est étranger, il est menaçant, il est celui qui transforme, il est celui qui altère et celui qui est rejeté. Sur le plan sémantique, le barbare y désigne à la fois un ensemble important de personnes et un ensemble important de qualités négatives. Dès l'invention de ce terme, le rapport à l'autre est au cœur de sa signification, et le barbare, pourrait-on dire, est celui qui est non grec et non romain, ce qui lui tient lieu d'identité. Pourtant, cette question est particulièrement complexe. En effet, l'Antiquité grecque et romaine s'est efforcée d'analyser ce qu'est l'autre, celui qui est différent, celui qui appartient à un monde extérieur, ce qu'est la barbarie, ce qu'est la civilisation. Et ces conceptions antiques ont également défini les rapports et les interactions entre la barbarie et la civilisation, ainsi que les moyens de transformer l'une en l'autre. L'autre qui peut être accepté, l'autre qui doit être refusé, l'étranger, le monstre, l'altérité, l'aliénité. Les conceptions, les deux conceptions grecques et romaines sont quand même fondamentalement différentes, même si cela n'exclut pas quelques similitudes. Alors je vais montrer autour de trois idées essentielles comment a été créé l'autre barbare, de quelle façon cet autre barbare, cette altérité a été catégorisée et a permis une catégorisation de l'humanité, et enfin comment le barbare finalement il est essentiel à la construction de l'identité grecque et de l'identité romaine. Alors dans l'expérience grecque, comment se présentait l'humanité? À l'époque archaïque, la différence entre grec et non grec ne s'exprime pas encore par les deux termes, par les termes de grec et de barbare, qui vont évidemment devenir par la suite les cadres référents de toute pensée. Certains historiens contemporains supposent que si les Grecs n'avaient pas en ce temps-là besoin de la catégorie de barbare, c'est qu'ils n'avaient pas encore pris conscience de leur unité linguistique, culturelle, et de leur identité ou de leur originalité en tant que Grecs. En effet, le monde des hommes, tel qu'il se révèle dans l'Odyssée d'Homère, semble comporter deux subdivisions. Les xénoi, terme ambivalent qui signifie à la fois l'hôte et l'étranger, un étranger qui peut être un autre grec, et les allotrioi, gens qui sont d'autres langues, qui est une expression un peu vague qui désigne l'ensemble des hommes avec lesquels il n'est pas possible de parler parce qu'on ne se comprend pas. Chez Homère, on trouve également la qualification de barbarophone appliquée essentiellement aux Cariens, qui est un peuple grec, parce qu'il renvoie aux sons qu'ils émettent en parlant, des sons qui sont proches des sons d'oiseaux. Chez Hésiode apparaît un autre terme, celui de endémos, qui désigne l'homme de l'intérieur, le prochain. Alors ce modèle à trois termes, endémos, xénos, allotrios, il va être contemporain d'une période où la cité se met progressivement en place, et ce n'est que lorsque la Grèce sera constituée en cité indépendante que le terme xénos s'opposera à politesse et qui sera utilisé pour désigner un grec mais d'une autre cité. Pour Thucydide, c'est la guerre de Troie qui va être la première occasion de rassemblement du groupe qui ultérieurement deviendra grec. Mais ce sont surtout les guerres médiques qui vont opposer le monde grec et le monde perse, qui vont imposer le schéma d'opposition entre grecs et barbares. En effet, le conflit qui met pour la première fois en contact des Perses et des Grecs vont permettre aux Grecs de prendre conscience de leur communauté linguistique malgré l'existence de dialectes différents et de la spécificité de leur héritage culturel qui va déterminer la construction d'une vision dualiste ou binaire du monde. Dès lors, l'opposition grec-barbare prend le pas sur toute autre opposition. Le barbare, dont le Perse constitue la figure symbolique, et va être, comme le souligne Strabon, celui qui va être incontestable, qui va permettre incontestablement au monde grec d'asseoir une identité et de fonder sa grécité. De plus, évidemment, le mot barbare dans les mots de Strabon, c'est celui qui ne parle pas bien la langue grecque, d'ailleurs qu'on ne comprend pas parce que il émet des sons, des onomatopées, des sons gutturaux, toujours proches du chant des oiseaux. Enfin, chant des oiseaux, hein, c'est à relativiser, évidemment. Donc l'accent, il est mis principalement sur la langue, qui est, comme je le disais, assimilée au cri d'oiseau. Et par exemple, Aristophane, dans Les Oiseaux, dans une de ses œuvres, cite que les dieux tribales piaillent comme des Illyriens, au-delà du Perse, hein, puisque
on va commencer à catégoriser les uns. Ils sont considérés comme un peuple barbare qui, dont la langue est proche d'un cri d'oiseau parce qu'il est en plus strident. Chez Hérodote, si je prends cette source, il va décrire les troglodytes éthiopiens pareil, par la langue, puisqu'il pousse. Il dit que la langue est proche du cri de la chauve-souris. Et chez ce même auteur, toujours chez Hérodote, quand il raconte le mythe de Dodone, il explique qu'en fait les deux prêtresses de ce sanctuaire, parce qu'elles sont étrangères, parlaient un langage qui paraissait ressembler à celui des oiseaux. Ainsi, quelles que soient les époques et les auteurs, le barbare, de par sa langue, de par son régime aussi politique qui est le régime monarchique, dont le Perse est l'emblème, va être quelqu'un qui va être rejeté parce qu'à la fois s'exprimant dans une langue inconnue du monde barbare et parce qu'il va commencer à catalyser en fait toutes les qualités négatives propres au monde barbare telles que le définit le grec. Néanmoins, l'humanité telle que la conçoivent les Grecs inclut les barbares de manière tout à fait claire, dans la mesure où ceux-ci, comme les Grecs, partagent une forme déterminée de civilisation. La culture des barbares, quelle qu'elle soit, est une culture barbare qui n'est pas encore parvenue au degré de richesse-là parce qu'elle n'a pas su développer, elle n'a pas pu surtout se développer au sein d'un cadre démocratique de la cité. D'ailleurs, les Grecs aiment à rappeler leur origine barbare, ou en tout cas les origines barbares de certaines de leurs croyances ou de leurs traditions. Ce n'est pas pour se montrer inférieur, mais surtout pour montrer le processus de transformation. Il s'oppose par définition aux Grecs. Seule cette opposition lui donne un sens. On pourrait presque dire que le barbare a été inventé afin de permettre aux Grecs d'exister, d'avoir une identité et d'être conscient de celle-ci. C'est donc à toute une représentation de l'humanité que le terme barbare renvoie. À partir du IVe siècle avant l'ère chrétienne, l'accent a surtout été mis sur les différences de civilisation, insistant donc plutôt sur la supériorité culturelle de la communauté hellénique. Toutefois, la possibilité de communiquer dans certaines conditions cette culture au meilleur parmi les barbares se conçoit, et l'on voit la reconnaissance de la valeur de la civilisation étrangère par rapport à la civilisation grecque. Par la suite, les efforts de certains philosophes, comme Ératosthène, comme Polybe, comme Poséidonios, ainsi que l'apparition de la puissance romaine, vont déterminer chez les Grecs une mutation intellectuelle en les forçant à prendre conscience de leur propre relativité. En effet, à Alexandrie, au IIIe siècle, les barrières qui vont séparer les Grecs des barbares vont tomber peu à peu. Et je l'ai cité précédemment, c'est Ératosthène de Cyrène qui va dénoncer les défauts d'une classification de l'humanité. Et il dit, en fait, il désapprouve la partition de l'humanité en une division bipartite entre Grecs qui seraient des amis et des barbares qui seraient des ennemis. Il dit, je suis masculin. Donc à l'époque hellénistique, l'hellénisme se montrera plus curieux à l'égard du barbare et de l'étranger, mais néanmoins en maintenant les cadres conceptuels de la barbarie. Dans l'expérience romaine, c'est différent. C'est différent parce que par sa politique de conquête qui va la mettre en contact avec des peuples et en permanence avec l'altérité, les Romains vont élaborer une conception particulièrement sophistiquée de l'autre, ce qui va évidemment les distinguer de leurs précurseurs grecs. Et toutefois, il semble qu'anciennement, les Romains n'employaient aucun terme correspondant à barbaros. Les peuples extérieurs à la cité étaient nommés soit exteri, externi. C'était une idée essentielle, en tout cas l'idée essentielle qui était drainée, c'était une idée d'exclusion, d'extérieur, d'étrangeté. Et ensuite, à partir du moment où Rome va commencer à conquérir le monde, elle va prendre conscience, elle, de son identité romaine et va commencer à en mettre en place, en fait, tout un cadre conceptuel avec un vocabulaire très précis qui va qualifier l'autre. Et là, en termes de vocabulaire, on va avoir des mots comme alius, alienus,
qui vont indiquer la différence, la séparation, l'éloignement. On va avoir des mots comme peregrinus qui vont traduire la non-appartenance à la sphère du soi. On va avoir également des termes comme advenant. L'ensemble de ces termes vont commencer à constituer un cadre solide, conceptuel, qui va renforcer l'opposition entre romains et non-romains. Par la suite, soumis aux variations des valeurs que va représenter l'autre dans sa globalité, et que lorsqu'il va s'agir de désigner l'autre qui va être exclu et refusé, le vocabulaire latin va utiliser un terme qui, à la différence des précédents, va être très péjoratif et va dominer toute définition et toute représentation de la différence. Il s'agira du terme de barbarus. Alors oui, ce terme est hérité du monde hellénique, du monde grec, mais il a été utilisé et systématiquement approfondi conceptuellement par les sources romaines, parce que barbarus va posséder une puissance spécifique, sa présence va augmenter automatiquement l'intensité des oppositions, et ensuite, il va se charger de termes très précis qui vont être la feritas, la vanitas, la ferocia, l'impotentia, le bellifuror, la discordia, tout un ensemble de défauts qui vont témoigner de l'irrationalité, de la négativité, de l'aliénation dont se caractérise le barbare. Ainsi, entre le 1er siècle avant l'ère chrétienne et le 1er siècle après l'ère chrétienne, le concept de barbare, le monde romain va assigner aux barbares son identité. Comme le souligne Yves Albert Doge, la barbarie dans son ensemble est conçue comme la face sombre et inachevée de l'homme. Les conceptions grecques et romaines, que l'on peut qualifier d'outils barbarologiques pour reprendre l'expression également d'Yves Albert Doge, mettent à la fois l'accent sur ce qui relève de la barbarie naturelle et ce qui relève de la barbarie comportementale, voire psychologique. Ces deux catégories vont s'incarner à travers toute une typologie de peuples décrits comme du plus barbare au moins barbare, mais également du plus animal au plus monstrueux. Donc on va avoir une typologie, on va avoir une répartition de l'humanité à partir de la catégorisation de l'altérité, avec une typologie des peuples en fonction de leur degré de barbarie. Si je prends la pensée grecque, le monde barbare, pour la pensée grecque, le monde barbare ne forme pas un monde homogène. Il existe différents peuples qui sont à la fois voisins, mais qui sont aussi lointains par rapport aux cités grecques et avec lesquels les Grecs ont eu des contacts. Parmi les barbares voisins qui vont bénéficier d'une description assez négative, on a les Égyptiens, les Éthiopiens et les Scythes pour l'essentiel. Ces barbares d'abord se caractérisent par leur situation géographique, a priori toujours moins favorable que celle des Grecs, puisque eux-mêmes considèrent qu'ils occupent le centre du monde et que le fait d'occuper le centre du monde, on est en fait dans un équilibre à la fois climatique, territorial, ce qui permet en fait d'activer des qualités équilibrées, donc civilisationnelles. Et comme pour les Grecs, les autres peuples sont situés soit dans des zones froides, soit dans des zones très chaudes, ils vont donc développer des aspects très négatifs, ce qui va accentuer en fait leur identification à la notion de barbare. De la même manière, les Romains vont reprendre à leur compte cette partition de l'humanité à travers le climat ou l'emplacement géographique. Et ils vont estimer que le climat, comme le territoire, va influer directement sur la mentalité et l'énergie des peuples et sur leur psychologie. Et c'est pour ça que, certes, ils vont recueillir les théories grecques, mais en même temps, ils vont signifier aux peuples qui vivent dans des territoires et dans des climats spécifiques des critères toujours très négatifs et qui vont justifier que, effectivement, regardez, ce sont des barbares. Nous, les Romains, pareil, comme les Grecs, nous sommes au centre du monde. Donc, bénéficiant d'éléments équilibrés à tout point de vue, nous pouvons développer une civilisation évidemment équilibrée. Alors dans les sources anciennes, qu'elles soient grecques ou romaines, les références à ces peuples sont très nombreuses. Je peux citer les Scythes, qui par exemple pour Hérodote crèvent les yeux à tous leurs esclaves.
Je peux citer toujours chez Hérodote les Égyptiens, dont les femmes, pour uriner, restent debout. Je peux citer chez les Romains ou chez Diodore de Sicile, encore dans les sources grecques, les ichthyophages, un peuple qui vit en Éthiopie méridionale et dont la particularité est d'être anthropophage. Et Strabon, qui va citer également Diodore de Sicile, va dire « Ils n'ont d'autres sensations que celles du plaisir et de la douleur. » Alors, c'est le comble de la barbarie, la notion de plaisir et la notion de douleur. Et il va rajouter, Strabon, que finalement, ces ichthyophages n'ont aucune idée de ce qu'est le beau ou alors de ce que pourrait être l'honnêteté. Dans les sources romaines, c'est pareil, si je cite Cicéron, qui s'est également inspiré d'une carte habitée du monde en fonction des théories du climat, repris par Vitruve, une autre source latine, il dit, il va mettre dans la catégorie des barbares, alors là, tous les peuples qu'il peut, parce que Cicéron, il a quand même un état d'esprit assez particulier. Il va dire que les Troyens, les Étrusques, je suis désolée pour Sicimatron, les Carthaginois, les Perses, les Parthes, les Syriens, les Juifs, les Égyptiens, les Africains, et encore les Gaulois, et j'en passe, hein, parce qu'on pourrait y passer des heures, tous ces peuples sont des barbares, évidemment, sauf les Romains. Ils sont barbares parce qu'à la fois, ils sont différents de par leur caractère, mais aussi différents par leurs mœurs. Dans ces barbares, dans cette catégorie de barbares, on voit bien que ce sont des barbares de l'extérieur. Mais le monde grec, comme le monde romain, avec des nuances évidemment, vont également caractériser une partie de l'humanité comme barbare de l'intérieur. Et il s'agit des esclaves. On oublie très souvent qu'en fait les esclaves sont considérés par les sources anciennes comme barbares de l'intérieur. Alors, par contre, si je cite Aristote ou si, dans le monde grec ou Cicéron dans le monde romain, les esclaves appartiennent néanmoins à l'humanité. Ils sont quand même des hommes, même s'ils sont inférieurs à l'identité grecque ou à l'identité romaine, il n'en demeure pas moins qu'ils appartiennent au genre humain. Une dernière catégorie sur cette altérité, sur ces barbares, ce sont les monstres. La littérature grecque et la littérature latine regorgent de descriptions de monstres. De monstres également qu'on qualifie de barbares parce qu'on les intègre dans l'humanité. Alors, avec évidemment des variantes, hein, il y a des anomalies suite à des malformations naturelles, c'est ce que va dire Pline l'Ancien. Il va y avoir des monstres tout à fait particuliers comme les cyclopes, comme les blémises, comme les lémises, là, indifféremment, que les sources soient grecques ou que les sources soient anciennes. Et en fait, cette question du monstre, elle est nécessaire dans la définition de la barbarie et de l'altérité parce qu'elle pousse les limites et les frontières aux confins du monde habité. Et il est nécessaire de repousser aussi la monstruosité et la barbarie dans un autre monde de manière à pouvoir à la fois être dans un cadre de répulsion, mais aussi de pouvoir aussi, parce que la répulsion elle a son corollaire, de pouvoir aussi être dans une forme de fascination. Parce qu'en fait, les confins des mondes habités, même si elle abrite les barbares, les plus barbares de l'humanité, néanmoins, ça peut aussi être vu comme un espèce d'Eldorado ou un monde perdu, un paradis perdu, où, parce qu'il regorge de merveilles. Donc, vous voyez, il y a une ambivalence. On n'est pas dans quelque chose, dans une structure toujours binaire ou duale. Donc, je vous épargne, hein, évidemment, toutes les sources anciennes, on trouve ces descriptions de monstres, aussi bien dans la mythologie grecque que dans la mythologie romaine, chez Homère, dans l'Odyssée, on trouve chez Pline l'Ancien, on trouve également chez Juvénal, chez Cicéron. Donc, en fait, on a énormément de références. Alors, ce qui va m'intéresser, là, on dresse un tableau, et c'est mon troisième et dernier point, c'est que finalement, toute cette rhétorique de l'altérité, elle a une fonction essentielle, rhétorique de l'altérité et de l'aliénité. Elle a une fonction essentielle dans la dialectique identitaire parce que la barbarie ou la définition du barbare est une nécessité pour le monde grec comme pour le monde romain
de construire une identité. Voilà, c'est comme si le barbare avait été créé pour permettre aux Grecs ou aux Romains d'exister et d'affirmer une toute puissance et de légitimer à la fois une posture supérieure d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue civilisationnel, mais aussi de pouvoir légitimer une conquête et une domination. Parce qu'il est plus commode de dire que l'autre, c'est un inférieur, donc il doit être soumis, donc il doit être éduqué, voire civilisé. Ça amène beaucoup moins de contestation. En revanche, ce qui est intéressant dans cette dialectique de l'altérité et de l'aliénité, pourquoi deux mots, altérité, l'autre? Dans l'altérité, en fait, c'est l'autre qu'on peut accepter et qu'on peut intégrer à un moment donné, intégrer dans l'identité grecque ou romaine. C'est-à-dire que la distance, elle est plus ou moins grande. C'est-à-dire que ce différent peut devenir semblable. Mais l'aliénité, c'est une définition qui est très négative de la barbarie et du barbare, parce que l'aliène, hein, qu'on retrouve aujourd'hui dans nos fictions, hein, dans les films de science-fiction, c'est vraiment à la fois cette barbarie, cette humanité très barbare, très négative, très monstrueuse, qu'il faut exclure et voire même détruire. C'est pour ça que les anciens ont fait la différence à travers des termes latins, notamment, surtout la conception romaine, on fait la différence entre ces deux termes dans la rhétorique de l'altérité. Mais ce qui est intéressant aussi, pour finir, l'altérité, elle est nécessaire parce qu'elle permet aussi d'interroger l'identité, elle permet de construire l'identité grecque et l'identité romaine, mais elle permet aussi de montrer au monde grec et d'interroger dans la conception du monde grec et du monde romain combien tout individu, qu'il soit barbare ou non, qu'il soit grec ou romain, peut retomber à n'importe quel moment dans la barbarie. Parce que finalement, grec ou romain, avant d'avoir créé leur identité de grécité ou de romanité, étaient des barbares. Et ils revendiquent aussi cette identité de barbare. Et par exemple, Juvénal, pour le monde romain, dit « Tout homme peut retomber dans la barbarie et en fait, le travail de chaque homme, surtout quand on est romain ou quand on est grec, c'est de travailler à ne jamais retomber dans la barbarie. » Et il est très acerbe, il est très sévère à l'égard des Romains qui, justement, sombrent dans la barbarie parce qu'ils sont, imbus de pouvoir, parce qu'ils recherchent les richesses, parce qu'ils n'ont plus du tout de considération pour l'autre. Finalement, en conclusion, le barbare, il est un outil indispensable à la construction de soi, parce qu'il permet finalement, comme le disent les ethnopsychologues, au soi d'exister. Disons que la notion même de barbare, la dialectique même sur la barbarie, fonde l'existence de la grécité et de la romanité. Et à chaque fois que les anciens ont été confrontés justement à l'altérité, pour pouvoir renforcer leur identité et pour pouvoir montrer la force de cette identité, ils ont transformé systématiquement l'autre en barbare. Mais en revanche, ce qui est intéressant également, et là je me réfère toujours aux sources anciennes, c'est que les concepts, la conceptualisation, qu'elle soit grecque ou qu'elle soit romaine, a montré que finalement l'identité, c'est une construction, c'est quelque chose de mouvant, c'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose qui se transforme en permanence. Et dans l'identité grecque et dans l'identité romaine, il y a de l'altérité, il y a de la barbarie, il y a du barbare. Et vice-versa, dans l'identité barbare, puisqu'on assigne une identité barbare à l'autre, eh bien, il va y avoir, en fonction des contacts, en fonction des processus de métamorphose, de transformation, de domination, de métissage, que ce soit culture matérielle ou culture immatérielle, il y aura une transformation inévitable de l'identité. Donc en fait, c'est une dialectique qui est nécessaire pour la construction de soi, pour la construction de l'autre et pour la construction en fait d'une humanité. Je vous remercie et j'espère que vous avez compris ce que j'ai raconté en français.